Ragazzi, buona serata a tutti. Allora, sapete cosa penso delle Supercoppe italiane, europee, spagnole, inglesi, tedesche e quant'altro? Le Supercoppe io le abolirei tutte, non servono un cazzo, servono solo a far rischiare di infortunare i giocatori, insomma, vabbè. Sia che siano estive, sia che siano invernali, anche perché sono competizioni inutili, perché cioè, tu arrivi a una Supercoppa perché hai vinto un trofeo nell'anno precedente, però quel trofeo, la Supercoppa, sarà un trofeo che andrà nell'anno successivo, cioè nell'anno nel quale stai giocando. Cioè, secondo me sono veramente tante, perché poi in estate può cambiare di tutto, motivazioni a zero, giocatori che vanno, che vengono, cioè. E poi i mondiali, Modric, che è entrato nel secondo tempo e non ha fatto un cazzo. Secondo me. E poi i vari, anche Griezmann, campione del mondo. Sai, ci sono tanti. Varane che ha fatto cagare, perché sono giocatori che comunque hanno giocato in finale del mondiale un mese fa praticamente, e sono indietro di condizione, di preparazione, e quindi oggi già stanno facendo tutti già il funerale a Real Madrid. Per carità, potrà anche essere che quest'anno il Real Madrid non vinca un cazzo, sia chiaro. Può succedere, perché comunque vince da tanto, quindi potrà anche succedere. Però darlo per morto, io quando, cioè, quando parliamo del Real Madrid, non mi sento mai di dare per morto il Real Madrid, ragazzi. Ok? Vabbè, comunque oggi è andata un po' come andò la finale della Champions League di qualche anno fa, quando il Real Madrid vinse 4-1. Di fatto è andata così, cioè supplementari, e l'Atletico la chiude ai supplementari, quindi. Ma è stata la sagra degli errori individuali, collettivi, quindi già da questo dovreste un po' capire che queste coppe qua veramente sono importanti, tra virgolette, semplicemente perché sono competizioni ufficiali, ma di fatto, per quanto mi riguarda, potrebbero tranquillamente abolirle, anche perché, ripeto, quando si giocano queste coppe qua, chi ci mette davvero il 100% è sempre la squadra che parte sfavorita. Oggi, secondo me, tutte e due hanno giocato la partita, perché comunque è il derby. Infatti basti vedere la ragazza del Real Madrid che piangeva, cioè cazzo, dici, ma porca troia, avete vinto di tutto in 4 anni su 5 e piangi? Ma che cazzo piangi? Cioè, a pagare quello che avete vinto voi, vabbè. Ma è un discorso proprio di stracittadina, di un derby di Madrid, quello è probabilmente il discorso principale, anche perché l'Atletico Madrid è il primo trofeo ed è la prima partita, se non sbaglio, in Europa che vince contro il Real Madrid, se capite. Quindi, no, vabbè, comunque per il resto, partita bella, perché bella esteticamente, ma tecnicamente brutta. Cioè, se dobbiamo valutarla tecnicamente, è stata veramente la sagra degli errori in attacco, in centrocampo e in difesa. Quindi, ok, ci sono stati tanti gol, quindi si dice, bellissima partita. Io personalmente, come vedo io il calcio, per come vedo io il calcio, dico, ok, per voi è stata bella perché ci sono stati tanti gol e perché l'ha vinta l'Atletico Madrid, diciamocelo, perché a voi sta in culo il Real Madrid, e quindi vi va bene così, no? Quindi è bella la vittoria dell'Atletico Madrid, perché appunto ha vinto l'Atletico, fine. Ma per il resto, tecnicamente parlando, non è stata una bella partita. Cioè, veramente, errori a destra, a sinistra. Marcelo che è il fratello scemo di Marcello vero, ragazzi. Quindi dai, non cerchiamo. Veramente, sto già leggendo dei commenti che sono veramente una bestemmia calcistica, quindi. Marcelo non è in condizione, non è in condizione, non sono in condizione tanto i giocatori sia dell'Atletico sia della Madrid, quindi veramente adesso basarsi e basare il futuro di questa stagione su questa partita, secondo me. Poi tutti ad esaltare Simeone. Ragazzi, ha vinto la Supercoppa europea. Ok,
Bravo, siamo tutti d'accordo. Ma è arrivato alla Supercoppa Europea vincendo l'Europa League, non la Champions League. Bisogna anche sottolineare questo, perché molti elogiano Simeone come se avesse vinto 35 Champions League. Ha vinto qualche Europa League, per carità, però quando tu scendi in Europa League, quella volta siamo stati scemi noi, cioè è stato scemo Conte più che altro, ma quella volta la potevamo vincere anche noi, però una volta che scende una squadra forte dalla Champions League in Europa League, è normalmente ed è normale che sia la favorita per la vittoria finale. Quindi, ripeto, quella volta la sveglia, è la sveglia. Che due coglioni, oh! Dai, smettila. Vabbè, comunque, devo sempre rompere il cazzo quando faccio i video, porca puttana. Vabbè, questo è. Ripeto, bravo Simeone, e questo è l'emblema e l'esempio lampante che il calcio bello, il calcio brutto sono discorsi stupidi, perché quando tu sei concreto e porti a casa i risultati, anche se per Simeone sono pochi, secondo me, i risultati portati a casa, però comunque è una coppa ufficiale portata a casa. E non facendo il gioco del Napoli, sai, tanto per dirvi, quello di Sarri, dato che hanno sempre elogiato Sarri. Però Simeone ha portato a casa una coppa facendo il suo gioco che porta avanti da 4 anni, se non sbaglio, quindi vaffanculo anche il singhiozzo. Vabbè, comunque questo è quanto, ragazzi, vi auguro buonanotte a tutti, sempre fino alla fine Forza Juventus. E ripeto, cioè, questa partita qui è come un'amichevole in preparazione estiva, quindi veramente prendetela con le pinze. Adesso io non dico che il Real Madrid dopo questa la vincerà un'altra volta la Champions League, ci mancherebbe anche altro, però comunque è vero, è andato via Ronaldo, non so adesso cosa farà Modric, cioè, secondo me rimane, però vabbè, comunque adesso bisogna vedere insomma cosa fa il Real Madrid con i vari giocatori, con Modric appunto. Però comunque sono rimasti giocatori come Asensio e Bale. Soprattutto Bale, secondo me, sarà molto più responsabilizzato quest'anno e avrà veramente la squadra, si prenderà lui la squadra sulle spalle. E sarà Asensio a dover crescere di fianco a lui, a Isco e a questi giocatori qui. Quindi per me adesso magari non quest'anno, però fra 2, 3 anni Real Madrid sarà ancora lì, ragazzi. Quindi, ripeto, dire il ciclo del Real Madrid è finito è un po' come quando si diceva il ciclo del Barcellona è finito. Ovvio, si sono ritirati Xavi, Iniesta, cioè Mascherano, questi giocatori qui, è normale che Puyol, come cazzo volete chiamarlo, qui è normale che qualcosa cambi. E può essere che quella squadra lì non vinca per un po' di anni, però comunque quella squadra lì ha un'ossatura societaria che la farà sicuramente tornare a quei livelli lì, ok? È questa la sicurezza del Barcellona, la sicurezza della Madrid, la sicurezza di queste squadre qui, un po' come la Juventus in Italia. Ecco, vabbè, comunque, detto questo, buonanotte a tutti e sempre, fino alla fine, forza Juventus. Però, ripeto, non diamo per morti nessuni dopo partite soprattutto del genere, in estate, quasi a fine agosto. Ok, boh, ciao a tutti.